ho nascosto il primo cubo dati presso un generatore più avanti. Almeno, credo. Dovevi proprio nascondere quelle informazioni, eh? Signor Sol, ora sono una spia. Sarebbe stato imprudente portarle con me. La taverna è un covo di... Ah, canaglia! Prendiamo i dati e filiamocela al Falcon. Niente di personale. Non dovremmo andare verso il generatore? Assaltatori, silenzio, dobbiamo liberarcene. No, no, fallo tu. Questo blaster fa solo scene. Non so sparare. Benone. L'ammiraglio vuole che troviamo il traditore. Non possiamo permetterci fughe di notizie. Sì, ho nascosto il primo cubo dati presso un generatore più avanti. Almeno, credo. Dovevi proprio nascondere quelle informazioni, eh? Signor Sol, ora... Assaltatori, silenzio, dobbiamo liberarci. No, no, fallo. Questo blaster fa solo scena. Non so sparare. Benone. Fatti fuori, Han Solo. Non c'è niente.
l'avevo messa. Trovato. Le informazioni in quel cubo d'acqua aiuteranno i tuoi amici della Repubblica. Attento, ne arrivano altri! Dove sono le informazioni su Kashyyyk? Nascoste in un grazioso tempio nella foresta. Andiamo. Sono informazioni preziose se hanno mandato così tanti soldati. L'impero è più in difficoltà di quanto si creda e non vuole che la Repubblica venga a sapere. La flotta consuma più carburante per sfuggire ai vostri attacchi di quanto non riesca a procurarsene. Su 148 si arrende in cambio di asilo. I cacciastellari si sono ridotti del 3,4%. Tutto molto bello, ma Kashyyyk? Sicuro che le tue informazioni possono aiutare i Wookiee? Ti porteranno sul pianeta. La Repubblica cosa hai fatto? Non molto, ma io e Chube siamo pronti a distruggere quei campi di lavoro anche da soli. Ah, sì, il possente Chubecca. Sono ansioso di conoscerlo. Sembri preoccupato. Perché Baz è arrabbiata con te? Sono sicuro che ti perdonerà. Ciò dimostra quanto conosci Baz. Posso aver messo quelle informazioni sui Wookiee? Le troverò. Eccole. Rinforzi. Giù. Sto giù. Sul pianeta dei Wookiee.
ora al tuo famoso Falcon. Conosci il Falcon? Sì. In media stimo che almeno 2,2 imperiali su 300 conoscano il Millennium Falcon. Prepara il Falcon, dobbiamo andarcene alla svelta. Cosa devo fare? Sta zitto e corri, ti dispiace? Mi tengo a bada, tu prepara la nave al decollo. Ciube, oggi non è proprio giornata. Male di conoscere quell'ufficiale. Ma quanto fa che gran colpo di fortuna. Ehi, forse non è una giornata così brutta. Generale Solo, qui Aiden Badge. Squadra Inferno in aiuto. Sono contento di vedervi. Perché è qui, comandante? Per voi, generale. Manda la senatrice Organa. Mi correggo, Ciube. È proprio una pessima giornata. Mi arriva un armato fino ai denti. Libero, ma ci sono cacciatai in arrivo. Una volta tanto potrebbero anche lasciarci andare. Sarebbe divertente, generale.
interessa se Maz vuole parlarmi. Dille che ho da fare. Han Solo. Ehi, Maz. Copro sempre le mie tracce. Così avevi detto. E quelle navi sul mio lago? Io posso spiegare. Non serve. Sistema questa cosa. So che tu non c'entri niente, Chewbacca. Generale, concentriamo il fuoco sull'incrociatore. Ci aiutate? E come? Facciamolo sprofondare nel lago. Oh, Maz non apprezzerà affatto. Squadra interno, con me. Il caccianemico punta al generale solo. Lo vedo. Siluri protonici pronti. Eccessivo, ma efficace. Non mi interessa se Maz vuole parlarmi. Dille che ho da fare. Han Solo. Ehi, Maz. Copro sempre le mie tracce. Così avevi detto. E quelle navi sul mio lago? Io posso spiegare. Non serve. Sistema questa cosa. So che tu non c'entri niente, Chewbacca. Concentriamo il fuoco sull'incrociatore. Ci aiutate? E come? Facciamolo sprofondare nel lago. Oh, Maz non apprezzerà affatto. Squadra interno, con me. Un caccia nemico punta al generale solo. Lo vedo. Siluri protonici pronti. Eccessivo, ma efficace. Ormai è piuttosto raro vedere quegli incrociatori, non dopo l'assalto al cantiere circa un anno fa. Questo mercantile YT-1300 è notevole, ma di per guida si guasta 1,22 volte più spesso rispetto al modello 2004. Giume, buttalo fuori dalla cabina! Non disturbo più. Donta è vicino al castello. Del, è tuo. Ci penso io. Spalle. Puoi levarmelo di torno. La vedo, fuoco! Vieni per. Grazie, Aiden.
Un altro cacciatai polverizzato. Bel colpo! Generale Solo, ne rilevo un altro nella vostra direzione. Lo faccio fuori. Non è facile liberarsi di noi. È tutta tua, comandante. Credimi, Del, non so cosa hai fatto al droide, ma così non va bene. L'ho solo riparato. Non è colpa mia se ora gli piaci. Squadra Inferno. Sheriff, non ti vedevo da quando Lando ti ha fatto entrare in squadra. Come va? Molto bene, senatrice. Cos'hai da dirmi, comandante? Stando alle informazioni di Paldora, mio padre ha in corso delle attività su Bespin e Sallust. Vorrei avere il tuo permesso per trovarlo e catturarlo. Non prendi ordini da me. Il comando della flotta non approverebbe una missione così personale. Ah, beh, non possiamo permetterci che un ammiraglio imperiale rinforzi la flotta, no? Allora procedi pure alla cattura, comandante. Sì, sarà fatto. E che la forza sia con te. Dirige le operazioni. Catturiamolo. Mettiamo fuori uso la stazione e per l'impero sarà un duro colpo. In più Ask potrebbe essere la chiave per rintracciare l'ammiraglio. Se siamo fortunati. Nulla è mai frutto del caso. Wow! Guarda quanti belto! Vedo che ti sei preparato bene sulla fauna locale. Se producono il gas di banna che serve all'impero, i Beldon sono cruciali per la missione. Se lo dici tu. Se riuscissimo a trovare tuo padre e a fermarlo, la fine della guerra sarebbe molto più vicina. Gli ultimi 6 mesi sono stati duri, ma stavolta sarà nostro. Me lo sento. Non lo metto in dubbio. Ma pensavo a quello che succederà dopo, quando la guerra sarà finita. Sinceramente, non ci ho ancora pensato. L'addestramento imperiale non vale molto nel settore civile. Tu hai qualche idea? Mi piacerebbe viaggiare, vedere la galassia, Lothal, Mai Capo. Ci sei già stato in quei posti? Da soldato. Voglio vederli come pianeti liberi. Mi sembra una bellissima idea.
Ecco la piattaforma d'atterraggio. Là non vedranno le nostre navi. Ask sarà la torre del sovrintendente a livello principale. Ci servirà un turboascensore per salire. L'androide dice che ce n'è uno più avanti, sorvegliato da assaltatori. Seguimi. Come sempre. Accedi, presto. Bella, adesso! Arma pesante, là! Voglio una scossa laggiù.
Attenzione! Ascensore. Mi aspettavo la conseguenza. Non sarà facile arrivare da Ask. Ho un'idea. E non ti piacerà. Bene, vediamoci alla torre. Fino ad allora non farti vedere. La tua nuova carrozzeria darebbe nell'occhio. Non startene lì impalato, soldato. Diamoci una mossa. Preparati, Del. Conoscendo Ask non sarà facile. Sono ansioso di rivederlo. È in grande fermento. Ah, l'impero affretta. Cosa avete da confabulare? Stavamo ammirando la potenza dell'impero. I ribelli sono spacciati. Ricevuto. Il blocco sta iniziando a cedere. Sempre più navi riescono a passare in tutto il settore Anuat. Colpa del governatore, Anuat. Droide, siamo alla torre. Sei pronto? Ci vediamo in cima. Sono tutti. Pensavi di cavartela così poco? Ask. Abbiamo notato il Corvus nell'istante in cui ha superato il blocco. Fosse per me, ti avrei affrontata personalmente, ma adesso ho delle responsabilità. E sbarazzarmi di te non rientra più tra esse. Addio, Raiden. No, no, no! Non può sfuggirci così! Essere
lo Star Destroyer di Ask. Ormai è andato. Attenzione! Scusa, lei! Giù dalla piattaforma! Non può sfuggirci così! Deve essere lo Star Destroyer di Ask! Ormai è andato! Attenzione! Scappa, dai! Giù dalla piattaforma! Alla nostra posizione. Thank you.
combattere per fuggire dalla stazione Chinook. E adesso? Ask era solo una parte della missione. Vuoi interrompere il rifornimento?